Un buon sabato pomeriggio dal TG2000 Flash. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto carburanti pubblicato oggi nella Gazzetta Ufficiale. Tra le norme che entreranno in vigore anche quella che prevede l'obbligo per i benzinai di esporre alla pompa un cartello che indichi il prezzo medio dei carburanti calcolato di giorno in giorno dal Ministero per le Imprese. Gli inadempienti rischiano sanzioni da 500 a 6.000 euro. Almeno 3 esplosioni stamani a Kiev. Le autorità locali hanno riferito di un attacco missilistico russo alle infrastrutture critiche della capitale ucraina. Annunciato un'allerta aerea nella capitale e nell'intera regione. 17 bombardieri strategici sono decollati dalla base di Olenigorsk, nord-ovest della Russia. Colpita con 2 missili questa mattina la città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Eseguita in Iran la condanna a morte per impiccagione di Alireza Akbari, l'uomo con doppia nazionalità iraniano-inglese, accusato di spionaggio per conto dell'intelligence britannica. Akbari era stato condannato alla pena capitale perché giudicato colpevole di corruzione sulla terra e per aver danneggiato la sicurezza interna ed esterna del paese attraverso la trasmissione di informazioni. La Gran Bretagna, l'esecuzione di Akbari è un atto barbaro. Una donna di 35 anni è stata uccisa ieri sera a Roma dal suo ex compagno dopo una lite. L'episodio è avvenuto in un ristorante in Via Amelia, nel quartiere Appio Latino. L'uomo, poi arrestato dalla polizia, è un romano di 57 anni, guardia giurata, che inizialmente avrebbe cercato di avere un chiarimento con la donna in un tentativo di riconciliazione. Poi è scoppiata la lite e fuori dal locale ha ucciso la donna. L'assassino si era dato alla fuga ma è stato raggiunto dalle volanti della polizia e arrestato a Fidene, alla periferia a nord della capitale. Le spese obbligate delle famiglie italiane continuano ad aumentare. Secondo una stima dell'Ufficio Studi della CGA di Mestre, nel 2022 gli acquisti per alimentari, trasporti e casa costituiscono il 59,6% del totale. In termini monetari, a fronte di una spesa mensile media pari a 2.016 euro, 1.202 sono state impegnate dagli acquisti obbligati, 265 euro per benzina, gasolio e spese sui mezzi pubblici, 425 per la manutenzione della casa e per le bollette di luce, gas e spese condominiali. Brasile, Anderson Torres, ex ministro della giustizia di Jair Bolsonaro, è stato arrestato oggi al suo rientro a Brasilia dagli Stati Uniti. Torres, che ricopriva l'incarico di segretario per la sicurezza della capitale durante l'assalto alle sedi istituzionali democratiche di domenica scorsa da parte dei sostenitori dell'ex presidente, si è consegnato alla polizia federale ed è stato incarcerato sulla base del mandato emesso martedì scorso dalla Corte Suprema. La famiglia è il luogo che accoglie e cura tutti, il punto da cui ripartire. Così Papa Francesco, parlando ai circa 700 bambini e ragazzi della comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi, ricevuti questa mattina in aula Paolo VI. Dio ascolta le vostre preghiere per la pace nelle vostre case e famiglie, ha sottolineato il pontefice, anche chi non li ha trova un papà e una mamma. Termina qui il TG2000 Flash, grazie per averci seguito, l'informazione tornerà alle 18:30. Ancora l'augurio di un sereno pomeriggio.